Bentornati su HSE Toolkit. Oggi andremo a vedere il primo di tanti programmi che andranno a comporre la nostra cassetta degli attrezzi. Il primo è Canva. Che cos'è Canva? È una piattaforma di progettazione grafica online che offre una vasta gamma di strumenti e risorse per creare design accattivanti per scopi personali o professionali. Le sue funzionalità includono modelli predefiniti, una vasta selezione di modelli progettati professionalmente per diverse categorie come presentazioni, volantini, social media, strumenti di disegno, quindi opzioni come forme, linee, frecce e testo per creare elementi personalizzati, funzioni di modifica, opzioni di testo, immagini, sfondi e colori per personalizzare i progetti, integrazione di elementi, quindi la possibilità di importare immagini personali o scegliere tra milioni di immagini e icone a pagamento, e condivisione e pubblicazioni, quindi la possibilità di condividere progetti con altri utenti o pubblicarli in diversi canali. In sintesi, Canva è una piattaforma intuitiva accessibile che offre tutti gli strumenti necessari senza necessità di esperienza di progettazione grafica. Oggi andremo a vedere come andare a progettare una campagna di sensibilizzazione sul concetto di zero waste, la riduzione ai minimi termini della produzione dei rifiuti. Infatti, ho deciso di inserire Canva all'interno degli strumenti di HSE Toolkit perché è una delle aziende australiane che ha sostenuto il diritto dei suoi dipendenti alla partecipazione agli scioperi climatici globali che si sono svolti nel settembre del 2019, invitando il governo australiano ad agire con maggiore efficacia sui cambiamenti climatici, passando da combustibili fossili a fonti di energia rinnovabile e riduzione delle emissioni dei gas serra. Questo per noi è un tassello importante perché proprio oggi vedremo cosa significa la parola sostenibilità. Andremo a creare un'infografica che vada a descrivere ai nostri collaboratori come ridurre il più possibile lo spreco e la produzione dei rifiuti. Ma che cos'è la sostenibilità? È la capacità di mantenere un equilibrio tra le esigenze economiche, sociali e ambientali del presente, senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare le proprie. Questo significa adottare pratiche e tecnologie che minimizzano l'impatto negativo sull'ambiente e garantiscono uno sviluppo equo ed equilibrato per tutti. Nel dettaglio, noi ci occuperemo di sostenibilità ambientale, ovvero all'impegno a proteggere l'ambiente e preservare le risorse naturali per le future generazioni, per l'appunto. Questo implica la riduzione delle emissioni di gas serra e dei rifiuti, la conservazione della biodiversità, l'utilizzo efficiente delle risorse naturali e la prevenzione alla degradazione ambientale. La sostenibilità ambientale richiede una visione a lungo termine e un impegno a integrare le preoccupazioni ambientali in tutte le decisioni economiche e sociali. Proprio prendendo questi spunti è necessario dunque andare a creare un'infografica per i nostri collaboratori che vada a spiegare i temi principali sui quali si fonda la nostra società. Come facciamo a creare un'infografica? Qual è lo strumento più adatto per andare a tradurre tutte queste bellissime parole in una descrizione grafica e successivamente una presa di impegno per i nostri collaboratori? Vediamolo adesso. Per accedere al servizio di Canva è necessario ricercare il programma all'interno del browser www.canva.com/it e apparirà la versione di Canva in italiano. A questo punto il programma chiederà di accedere o iscriversi in pochi secondi. È possibile utilizzare l'account di Google, l'account di Facebook o un altro indirizzo email. Io andrò a utilizzare il mio account di Google e eccoci qua. Questo è il mondo di Canva. Che cosa vuoi creare? Per te, Canva Docs, lavagne online, presentazioni, social, video e stampe. Io andrò a fare un nuovo progetto. Partendo dal presupposto che andremo a creare un'infografica, cerchiamo già se ha qualche informazione di progetto consigliato. Infatti sì, infografica. Quindi creando un nuovo progetto posso andare a cercare tutti quelli che sono i progetti consigliati all'interno del programma. Ci apparirà un modello bianco. Una volta fatto il modello posso andare a cercare se esistono già modelli della tipologia di quello che mi interessa fare. C'è vari modelli offerti da Canva, tra i quali anche quelli con la corona, ovvero modelli Pro.
questi sono modelli con una versione di Canva a pagamento. Per cercare un modello che può interessarmi, cerco già in infografica sostenibilità. Una volta trovato sostenibilità, vado a vedere quali modelli gratuiti il programma già mi offre per darmi degli spunti e degli esempi se io proprio non ho idea da dove partire. Come vedete, è possibile andare a copiare il modello e ritrovare tutte le informazioni per poterle andare a modificare. All'interno del modello è possibile andare a cancellare, selezionare e modificare numerosi punti, tutti quelli che sono stati scelti e inseriti dal creatore. Quindi noi abbiamo qui a disposizione un modello, quindi una tipologia già preimpostata, dove andremo a inserire le nostre descrizioni per poter andare a aggiornare immediatamente senza fare ulteriori modifiche. Come posso andare a inserire o eliminare un nuovo elemento? Vado sull'elemento, ci clicco col tasto sinistro e mi troverò in alto tutte le informazioni delle attività che posso fare: sfocarlo, cambiare i colori, modificare l'immagine. Oltre a questo è possibile in alto fare elimina e mi scomparirà l'elemento dal modello. In alto abbiamo anche le frecce, quindi posso, se ho fatto degli errori, posso tornare indietro e ripristinare gli elementi che ho cancellato. Siamo nella creazione della nostra infografica. A questo punto non mi resta che dirvi: guardate la magia. Ecco il risultato finale, un'infografica con i 4 step da seguire per ridurre al minimi termini la produzione di rifiuti. Per comodità ho deciso di trasformare queste 4 regole anche in un'infografica capace di essere trasmessa nei social come Instagram, quindi con un formato differente. Nella prossima puntata parleremo di una web app molto interessante, ChatGPT. Un'intelligenza artificiale che sta spopolando sul mondo del web. Ma ne parleremo la prossima volta. Ci vediamo mercoledì prossimo, solita ora, non mancate. Ciao!